Buongiorno, 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 buongiorno a tutti. Niente, oggi come promesso, oggi parte la rubrica numero 2 e oggi parleremo sulla conservazione del gamberetto vivo. Il gamberetto vivo è un crostaceo, cominciamo a dire che il gamberetto vivo è un crostaceo molto, molto, molto buono per pescare, sia per le spigole nel periodo, diciamo, ora autunno-inverno, e sia per pescare anche durante l'estate. Il gamberetto è un'esca che ovviamente possiamo trovare nei buchi delle pietre dei muli, lo possiamo trovare, insomma, nelle zone di acqua, nelle zone di mare dove c'è molta erba, dove loro possono nutrirsi. Quindi ovviamente possiamo utilizzare per catturarlo delle nasse tranquillamente, che poi prossimamente vi farò il video su come catturarli, e adoperando come esca qualunque tipo di cosa. Possiamo mettergli delle sarde, non lo so, delle teste di pesci morti, tutto quello che noi vogliamo. Come vi stavo dicendo, il gamberetto è un'esca che è molto, molto, molto gradita dalla spigola, ora, questo periodo, però anche durante l'anno, orate, mormore, anche loro ne vanno molto, molto ghiotte. Oggi sono qui per mostrarvi la sua conservazione. E molti mi chiedono: Giuseppe, ma come fai per mantenere i gamberetti? A me muoiono, a me di qua. Allora, partiamo già dal presupposto che per conservare il gamberetto al meglio servono i polistiruli. I polistiruli alimentari, i polistiruli per gli alimenti. Quindi possiamo adoperare tranquillamente i polistiruli della mozzarella, di dove trasportano la mozzarella o qualsiasi tipo di alimento. Perché il polistirolo? Perché il polistirolo è un materiale che respira. Quindi una volta che noi abbiamo messo i nostri gamberetti nel polistirolo, il gamberetto avrà lunghissima vita. Ora vi mostro il procedimento in modo tale che, in caso li acquistate o in caso ve li auto procurate, sapete al meglio su come conservarli. Allora, raga, la prima cosa che ci serve è un polistirolo con l'acqua pulita, di questi qua piccolini. E il polistirolo ovviamente di dove sono i gamberetti. Cercate di prenderli con molta cura con il retino, perché potrebbero danneggiarsi e morire. Quindi piano piano prendiamo il gamberetto, prendiamo tutti i gamberetti. Così gli cambiamo l'acqua. Ovviamente buttiamo l'acqua in eccesso. Ora di questo polistirolo di dove abbiamo tolto i nostri gamberetti, gli diamo una bella pulita perché è molto importante, togliamo tutta la sua impurità, quindi gli diamo una bella pulita. Allora, ok, raga, data una bella pulita al polistirolo grande, raccogliamo nuovamente i nostri bei gamberetti. Riempiamo il polistirolo grande di acqua di mare. Un piccolo accorgimento, raga. Quando riempiamo il polistirolo di acqua, di non mettere tanta acqua, e ovviamente un bel polistirolo bello capiente, in modo tale che loro dentro stanno belli liberi e hanno ossigeno per respirare. Ora li versiamo nuovamente l'acqua di mare.
All'incirca li mettiamo un centimetro e mezzo di acqua. Eccoci qua. Se notate, i gamberetti escono a malapena il dorso dall'acqua. Questa è la quantità giusta di acqua. Se noi gli dovessimo mettere tanta acqua dentro, succederebbe che loro spurgano e sporcano tanto, quindi dovremmo stare lì sempre a cambiare l'acqua. Invece così si mantengono belli vivi. Calcolate che io questi ce li ho da un paio di settimane già, quindi pensate, cioè, quindi si mantengono alla perfezione così. Guardate, guardate come sono vivi. Spettacolo. Allora, amici, eccoci qua. Come già vi stavo accennando, niente, questi sono piccoli passaggi che servono per mantenere le nostre esche fresche e vive al meglio per lungo tempo. Ora il gamberetto a partire da ottobre, novembre fino a marzo, a febbraio, marzo sarà l'esca che prediligerà quasi sempre, sia per buona parte per chi pesca bolognese. Quindi le spigole amano questa esca e quindi bisogna conservarla al meglio, anche perché tra poco si comincerà con le mareggiate e sarà difficoltoso trovare. Niente, belli, con questi pochi passaggi io vi saluto sempre a tutti. Spero che anche questi pochi minuti di video vi siano stati utili. Ovviamente per qualsiasi domanda chiedetemi nei commenti sul canale. Io sarò a vostra completa disposizione e rispondo sempre a tutti. Niente, belle, una buona giornata di nuovo, una buona domenica e nel caso avete richieste particolari fatemi sapere su quale esca dalla prossima domenica dovrò parlarvi, se nel caso. Se poi non lo sapete, io faccio da me. Ciao ragazzi, una buona domenica a tutti.